c'è sempre Pasquale Di Silvio, sempre presente, che mi aiuterà sempre per il commento tecnico di questo secondo campionato italiano che stiamo per vedere nel palazzetto dello sport di Roma di Viale Tiziano. Un'altra grande serata di pugilato targata BBT Promotion in collaborazione con la federazione. Vediamo Valerio Laman, ring announcer della serata, e il presidente della federazione Vittorio Lai, che questa sera sta chiaramente assistendo a questa grande serata di box e di rilancio del pugilato italiano. L'urlo di Valerio Lamanna. La presentazione di Francesco Lomasso, dello sfidante, 27 anni napoletano, 11 vittorie, una sola sconfitta, residente a Pomezia, è già stato campione italiano, poi ha dovuto lasciare il titolo a causa di un infortunio. Ragazzo molto determinato, la sua è una box lineare, un po' rigido sul tronco, ma molto concreto, no Pasquale? Sì, molto concreto, e comunque questo è un altro match tutto da vedere, e questo è un match che già avrei voluto vedere e non è stato fatto. Adesso ci siamo e me lo gusterò anche io qui con voi. Sì, lui si allena alla Phoenix Gym, alla corte di Simone D'Alessandri e Stefano Miscali. 11 vittorie, 27 anni. E adesso sta per salire sul ring il campione in carica, Luciano Randazzo. Ma ascoltiamo Valerio Lamanna. Luciano Randazzo, 24 anni, 10 vittorie, 2 sconfitte, 3 pari, siciliano di Lentini, 1,68 m di altezza. Diventato campione italiano dei pesi superleggeri il 23 luglio del 2016 battendo a Valencia con Renato De Donato. Abbandonato il titolo anche lui per un infortunio, si allena presso la Box Valenza il suo maestro Adriano Gadoni. Eccoli qua su ring tutti e due adesso. Una bella entrata quella del campione in carica Luciano Randazzo. Che match ti aspetti, Pasquale? Ma io penso che ne vedremo delle belle in questo momento. Allora, due tipi di pugilato, come dicevi tu prima, Francesco Lomasso è un po' fermo sul tronco, però molto concreto. Invece Randazzo l'ho visto, è molto aggressivo, tende sempre ad avere una box diciamo un po' sgorbutica e può innervosire, lì devi essere lesto a mantenere la calma e cercare di trovargli subito contromisure, perché sennò lui è molto aggressivo. Tutti e due i pugili hanno fissato il peso a 63,300, quindi proprio al limite della categoria. Dai supporter di Lomasso, che sono tanti questa sera. Sì, sono tantissimi, un rumore assordante, quasi da stadio. Però lasciatemi dire che veramente vedere un palazzetto così gremito dà anche un po' di ottimismo per il futuro di questo sport, che insomma non è chiaramente la cassa di risonanza dei grandi sport come il calcio, come la pallacanestro, come il tennis, però è uno sport che ha sempre dato grandi emozioni e che sta cercando un po' un suo rilancio, no?
assolutamente, riempire il palazzetto fa solo che bene al pugilato italiano, sperando sempre che ci siano manifestazioni di questo genere per cercare di portare proprio la gente al palazzetto, cioè, l'assistere a un buon spettacolo. Sì, la federazione ha cercato in questo anno di dare un contributo proprio in termini proprio anche economici a certe riunioni titolate chiaramente, ma tanto ci alziamo i piedi per l'inno nazionale. E Lomas è stato più volte rinviato, una volta per l'infortunio di Randazzo, una volta per l'infortunio di Lomas. Questa sera ci siamo. Come dice l'ottimo Valerio Loman, ring announcer della serata, il verdetto sarà dato dal ring, che poi è l'unico verdetto che conta. Assolutamente. È un match che anche in questa circostanza, un po' come anche il primo match che abbiamo visto, può risolversi in ogni momento, nel senso che tutti e due hanno un ottimo pugno. Mi aspetto un Lomasso più rigido sul tronco, più lineare, più pulito. Randazzo una box un po' all'americana, no? E non a caso, sentendolo proprio l'altro giorno, mi ha detto come si sia allenato per diverse settimane proprio alla Gleason, alla mitica palestra di New York, dove tra l'altro anche abbiamo dei contatti con la scuderia di Holyfield, no? Che ha già firmato un accordo con Mario Lorenni per altri pugili, tra cui Fabio Turchi. Insomma, il pugilato italiano cerca un po' di varcare i confini, e questo è solamente una cosa positiva, no? Sì, assolutamente. Ho sentito anche io qualche voce di queste trasferte in America, e cercando di allenarsi e di trovare qualche manager che li possa far combattere, insomma. Un buon inizio quello di Lomas, un buon inizio, con il sinistro si è fatto strada, ha accorciato la distanza, ha portato anche un discreto destro. Sono entrati subito molto decisi, mi sembra, Pasquale. Sì, assolutamente, sia da una parte e dall'altra. Centro del ring per Lomasto, più mobile sul tronco il campione in carica. È ancora presto, insomma, per capire l'interpretazione del match da parte dei due contendenti. Sì. Però mi sembra che entrambi siano molto presenti sul piano mentale, sul quadrato. Buon montante quello di Lomasso, Pasquale. Sì, c'è una fase di studio, ma riescono a mettere colpi importanti. Cerca di lavorare Lomasso con il suo jab sinistro. Molto bello questo gancio sinistro corto di Lomasso.
anche in questo caso è stato molto bravo lo sfidante a colpire con un montante sotto al tronco. Match molto acceso comunque, eh? Sono partiti subito a 100 all'ora. Sono partiti subito veramente al massimo della velocità e dell'intensità. Lomasto ha avuto una fastidiosa frattura alla mano, tra l'altro ha preferito non operarsi, ha lasciato il titolo. E oggi si ripropone, mi sembra in ottima condizione, no? Comunque Stefano, botta e risposta. Botta e risposta, sì. Oh! Ottimo destro di Francesco, bello, l'ha preso proprio sul tempo. Il primo round incredibile da parte di Lomasto. Bravissimo, l'ha preso proprio sul tempo, l'ha lasciato distrutto. Una frustata quella di Lomasto. Veramente un inizio emozionante, Pasquale, un incontro che prometteva veramente tante emozioni, però una prima ripresa di questo tipo non ce l'aspettavamo. Lo dicevo che sarebbe stato un match accesissimo, infatti le aspettative non deludono. Penso che con l'andare avanti delle riprese sarà ancora più avvincente. Ci basterebbe sentire quello che dicono gli angoli, purtroppo abbiamo un problema tecnico che non ci consente di sentire quello che due tecnici stanno dicendo ai loro allievi, ma insomma è prevedibile. Randazzo ha cercato subito di rassicurare il suo angolo sul suo stato di forma, ma il colpo l'ha sentito, perché insomma andare così per terra dopo pochi secondi a freddo e poi è molto complicato. Non mi sembra ancora adesso che abbia recuperato. Sì, ci vorrà un po' per recuperare del tutto. Comunque partiti subito di nuovo all'attacco. Sai, è importante in questi casi, Pasquale, penso che non puoi che confermare quello che sto dicendo, anche da parte di colui che ha portato il colpo, importante rimanere lucido e non sprecare dei colpi per cercare di dare il colpo proprio definitivo, no? Queste diciamo che sono le armi del campione, rimanere sempre lucido con la testa. Lucido, sì. Con la testa, esatto. Randazzo cerca di reagire, no? È un po' un leone che è stato ferito in maniera un po' inaspettata e che cerca un po' di riconquistarsi il centro del ring, ma è difficile perché Lomasto veramente questa sera sembra molto 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 concentrato. Ok. Sì, leone ferito e orgoglioso tenta di riportarsi subito nel match. Attenzione qui, il contrattacco di Randazzo, che non ci sta a farsi mettere sotto da Lomasto. C'è tanta passione questa sera a bordo ring. Questi incontri veramente fanno bene allo spettacolo. Simone D'Alessandri, l'allenatore di Lomasto, invoca una maggiore lucidità da parte del suo allievo, che in questo momento sta un po' subendo il ritorno di Randazzo, che adesso è bravo a centrare l'avversario con un gancio sinistro. Perso il paradenti. Sì, ha perso il paradenti, il campione in carica. Scambi feroci. Tanta tensione bordo ring, vediamo che succede, un secondo round che
che ci lascia col fiero sospeso, perché veramente vedere il campione in carica così a terra su quel colpo micidiale dello sfidante ha sorpreso un po' tutti. Mi piace tanto stasera la determinazione di Lomasso, rimasto concentrato anche se lo ha messo giù, è rimasto sempre con la massima concentrazione. Qui dei colpi di alleggerimento da parte di Randazzo, ma la differenza fino a questo momento la sta facendo un po' la potenza. Mi sembra che Lomasso, i colpi di Lomasso siano più duri rispetto a quelli di Randazzo. Assolutamente. Una bella seconda ripresa. Sembra che quando arrivino i colpi di Lomasso si facciano sentire. Tra l'altro il match è molto corretto, match cattivo agonisticamente parlando da parte dei due pugili, ma molto corretto. Tanto rispetto tra i due angoli, fino adesso una bella immagine per la boxe. Match all'altezza della serata, diciamo. Assolutamente. Serata organizzata dalla BBD Promotion di Davide Buccioni, con la collaborazione della federazione. Cogliamo anche l'occasione per dare un saluto agli amici della BMG che permettono la trasmissione web sul sito repubblica.it, e permettetemi anche un saluto all'amico e collega Fabio Pacchetti che questa sera per motivi personali non ha fatto si facciano sentire. Tra l'altro match molto corretto, match cattivo agonisticamente parlando da parte dei due pugili, ma molto corretto. Tanto rispetto tra i due angoli, fino adesso una bella immagine per la boxe. Match all'altezza della serata, diciamo. Assolutamente. Serata organizzata dalla BBD Promotion di Davide Buccioni, con la collaborazione della federazione. Cogliamo anche l'occasione per dare un saluto agli amici della BMG che permettono la trasmissione web sul sito repubblica.it, e permettetemi anche un saluto all'amico e collega Fabio Pacchetti che questa sera per motivi personali non ha potuto condurre la telecronaca. Niente di grave, ma sicuramente un saluto al grande Fabio. Ritroveremo Fabio Pacchetti in sella ai microfoni di Sport Italia. Vediamo questo terzo round. È stata una settimana comunque intensa per la box professionistica italiana, Pasquale, no? E mi piaceva rimarcare la grande vittoria di Alessandro Goddi, sì, pugile di Termini Merese, che ha fatto veramente l'impresa conquistando il campionato continentale contro il francese fino a questo momento imbattuto, Andrew Franzilette. Una grande impresa, vero? Complimenti a Alessandro Goddi, che è andato in terra straniera a conquistarsi questo titolo. Veramente complimenti, non è da tutti andare fuori e vincere, insomma. Vediamo un po', torniamo sul match. Mi sembra che dopo una fase veramente calda adesso il match si stia un po' tornando alla gamba. Sì, sta trovando comunque un suo equilibrio, no? Molto bene questo jab sinistro, che forse è un po' l'arma migliore di Lomasso. Sì. Un colpo che dà fastidio, non è solamente un colpo di preparazione al diretto destro, è un colpo che entra che fa male. Esatto, lo porta bene con scatto e quando lo porti così si sente. Randazzo sta facendo un grande movimento sia con il tronco che con le gambe, sicuramente sta sprecando molte energie. Sì, l'angolo di Randazzo invoca il gancio destro da parte di Randazzo. Sta faticando a trovare la giusta misura Randazzo.
prova sempre Lomasso a fare ripartire quel destro con cui l'ha messo a terra. Bravo qua a schivare e rientrare con un destro calcio sinistro. Molto determinato Lomasso stasera, guarda. Ma diciamo che attenzione qui, però ecco, un buon gancio che arriva da parte del campione in carica. Attenzione a questi scambi. Ancora! E questo è il colpo che credo che ha fatto male. Tocca stare attenti su questi scambi, questi colpi che arrivano così possono creare problemi. Questo gancio destro che poi era il colpo che era stato invocato dall'angolo, esatto, per tutta la ripresa, arrivato al segno e a mio avviso dà la ripresa a Randazzo. Beh sì, su questo ultimo destro fa prendere la bilancia della parte di Randazzo. Veramente un match che sta mantenendo le aspettative. Una quarta ripresa a favore del campione in carica, che ha reagito alla grande, ha reagito veramente da campione in carica ad un inizio che invece ha visto uno sfidante, un Francesco Lomasso veramente in grande forma. Bel destro di nuovo di Lomasso. Bel destro di Lomasso, sì. Sembra aver assorbito quel gancione largo di Randazzo a fine round. Ha preso sicuramente coraggio, perché quel colpo a fine ripresa ha fatto capire a Randazzo che può far male anche lui a Lomasso. Sì, lo vedo molto, molto più convinto, rientrato nel match. Deve stare attento a stare con le braccia alzate Lomasso, perché Randazzo è bravo a colpire con questi colpi circolari che possono lasciare il segno. Sì, possono risultare pericolosi, infatti Francesco deve tenere le mani su. Di nuovo qui un diretto destro di Randazzo che arriva a bersaglio. Un bel incontro comunque, un bel incontro. Assolutamente sì. Sta portando probabilmente una maggiore quantità di colpi Randazzo, ma Lomasso è bravo a rispondere in maniera chirurgica, a sprecare poche energie e a colpire in maniera efficace. Sì, questi poi sono quegli incontri che avvicinano la gente al pugilato, che ti coinvolgono. Ecco Pasquale, quindi adesso ricombatterà il 21 ottobre al Palasport Crisafulli di Pordenone, no? In una riunione che sarà incentrata sul titolo internazionale WBC dei pesi mosca tra Obadi, il nicaraguense Christopher Rosales. Insomma, un match, il tuo invece contro Festosi, valido per il titolo italiano, comunque molto importante per te, no? Sì, sì, è una bella serata ricca di grandi incontri, cioè, ci sono tre titoli, un WBC e due titoli italiani. Sì, ci sarà anche Nicola Ciriani che affronterà Stefano Abatangelo per il titolo dei medio massi. Attenzione, centro l'avversario, ma veramente la reazione di Randazzo è feroce, una reazione feroce del campione in carica che ha accusato questo ritorno di Lomasso, un match che si è definitivamente acceso. Scambi devastanti, botte risposta da una parte e dall'altra. Ci piacerebbe parlare anche di altre cose, di tanti eventi che riguardano il pugilato italiano, ma questo match
ci sta lasciando veramente con il fiato sospeso. Sì, sì, il tempo di non ti lascia tranquillo, perché con un attimo si trovano degli scambi devastanti. Ecco, dopo il 21 ottobre un'altra riunione sarà quella che sarà fatta al Palabox di Primertun a Roma il 3 novembre. Campionato italiano pesi massimi leggeri tra Simone Federici e Marco Scafi, sempre organizzazione BBD Promotion. C'è poi il titolo italiano dei massimi il 24 novembre tra Gianmarco Cardillo e Ivan Di Berardino. Insomma, tanta attività. Il 22 dicembre c'è poi il titolo europeo del Super Welter tra Zaccaria Atu, francese, e il nostro Orlando Fiordigiglio. Tanti auguri. Ottimo. A dicembre poi Valerio Ronaldi per Unione Europea contro Rodriguez, un altro grande appuntamento per il pugilato italiano. Insomma, tanti appuntamenti che da seguire, no, per gli appassionati di box. Sì, il pugilato non manca, le riunioni ci sono. L'importante è che ci sia qualità negli incontri come questa sera. Esatto. Comunque mi ha colpito veramente la reazione di Randazzo a fine match, uno sguardo satanico quello di Randazzo. Sì, a sette vite Randazzo. Ringhiava nei confronti dell'arbitro, come anche nei confronti del suo angolo, come per dire io ci sto ancora. Bella questa combinazione in avanzamento di Randazzo. Non fa un passo indietro. Non fa un passo indietro. Bravo questa volta a partire in anticipo Lomasso con un diretto destro corto che arriva sul volto del campione in carica. Bello. Tentato un altro destro. Ah, qui bravo a fare un passettino indietro Lomasso, perché c'era lì in agguato il gancio destro di Randazzo. Molto bello questa azione in avanzamento di Randazzo, si piega sulle gambe e parte con un gancio sinistro che arriva. Dovrebbe stare un po' più con le mani alte Lomasso, a mio avviso. Sta un po' accusando la pressione forte di Randazzo. Sì, perché Randazzo è sempre lì, colpo su colpo, ti è sempre addosso. Una box all'americana quella di Randazzo, veramente coraggiosa. I due pugili, è curioso come proprio neanche leghino, comunque anche quando stanno a contatto mantengono un atteggiamento di estrema correttezza. Sì, sì. Bravo qui Lomasso, con quei suoi colpi lineari riesce a fare breccia sulla guardia di Randazzo. Due stili veramente diversi che stanno appassionando gli appassionati di boxe di questa sera del palazzetto. Pochi secondi alla fine del quinto round. Un quinto round, Pasquale, secondo te? Ma la prima parte ho visto un po' più Randazzo, pare che adesso sta ritornando Lomasso. Non saprei a chi darla per il semplice fatto che tirano colpi da una parte e dall'altra. È vero, è vero. Probabilmente un po' più preciso Lomasso, ma tanti colpi portati anche dal campione in carica, che sta generosamente cercando di accorciare la distanza e fare quella che poi è la box che preferisce, insomma, è un demolitore. Ecco, qui vediamo nel replay un montante pazzesco di Lomasso, che è bravo anche in fase difensiva. Comunque l'abbiamo visto spesso indietreggiare con il tronco e evitare proprio i ganci dell'avversario. Sì, bel pugile. Sì, sì, assolutamente, lui è molto più preciso. Però Luciano Randazzo è sempre lì con questi colpi a cercare di crearti difficoltà. Certo, l'atterramento della prima ripresa pesa. Sì, pesa, però insomma, vedendo Randazzo è un match che insomma sta in sostanziale DC equilibrio. Sì, io vedo una piccola preferenza per Lomasso in questo momento, se non altro appunto per
per la ripresa da due punti, per la prima ripresa da due punti. Marandazzo sta uscendo bene, per cui il match sta lì, insomma, ecco. Sono perfettamente d'accordo con te, Stefano. Leggera preferenza per Lomasso, che è molto più preciso, ma ripeto per l'ennesima volta che Randazzo sta venendo fuori. Bel destro adesso di Lomasso. Lamenta delle testate Randazzo. Deve stare attento a questi inviti Randazzo, perché Lomasso c'ha un bel allungo, c'ha un bel colpo diretto che arriva a bersaglio, sì. Ed è molto bravo ad uscire e rientrare. Sì, ai tempi della box, ai tempi del grande campione Lomasso. Lomasso ha due fratelli e una sorella, tra l'altro un suo fratello Vincenzo è anche egli un pugile che sta anche nel giro della nazionale, insomma una famiglia un po' come Mauro Forte, una famiglia di pugili, no? Sì, una famiglia di pugili, tutti pugili che si cimentano in questo una sport. Passione che si è tramandata, ecco, che ha contagiato un po' tutta la famiglia. Sì, sì, sicuramente. Bello questo sinistro al corpo. Qui Randazzo cerca di lavorare un po' al tronco dell'avversario per fargli abbassare le braccia e colpirlo magari la figura. Oh, attenzione, qui è scivolato, comunque non è stato un colpo, sì. Si è sbilanciato, diciamo. Adesso è Randazzo come se vorrebbe invitare a farsi avanti a Lomasso. Sì. Diciamo che i due pugili hanno un po' capito la box dell'avversario, si sono un po' conosciuti, diciamo, sportivamente parlando, e adesso mi sembra un match più equilibrato, no? Sì, è come se uno sappia i tempi dell'altro, quando Perfetto, entrare, sì. Quando uscire. Comunque un bel match, Stefano. Valeva la pena il biglietto. Valeva la pena, sì, valeva i soldi del biglietto, assolutamente. Tra l'altro volevo dire, come in via informale quando parlavamo con te, oggi appunto mi ha proprio detto come hai voluto proprio pagare il prezzo del biglietto, il biglietto d'ingresso, anche se tu poi sei un pugile professionista, proprio perché è quello che deve fare poi l'appassionato di box, comunque, no? Assolutamente. Partecipare proprio alla dare un contributo fattivo, no? Ecco, mi ha colpito il fatto che tu, pugile, comunque oggi quando gli ho detto vieni a darmi una mano per il commento tecnico, ho detto guarda, io non ho problemi, ho il mio biglietto, vengo e poi dopo ci vediamo, insomma è un bel segnale. Sì, sì, assolutamente, quello che dovrebbero fare tutti gli appassionati di questo sport, che quando c'è una manifestazione si recano al palazzetto, acquistano il biglietto, entrano e si gustano la serata. Fa solo che bene al pugilato. Un gesto che ti fa onore, Pasquale. Vediamo, torniamo al match perché vale la pena. Tre colpi sempre Lomasso, anche questa capacità di non portare mai colpi isolati, sinistro, destro e montante sotto, combinazioni semplici però fatte molto bene. Questo, io, quando si portano colpi in combinazione, è come, cioè, è il campione porta queste colpi in serie. Perché certo. Se parti con colpi isolati puoi rischiare subito una reazione del tuo avversario, invece portando una serie, un colpi in serie, hai più modo di colpire e uscire. Eh sì, è la box dei campioni. Cioè, quello che voglio dire è che questa serie così ti porta a diventare campione, ti fa campione.
Bello questo gancio corto di Lomasto. Tenta sempre con quel gancio adesso di sorprendere Randazzo. Sì, sì, cerca di partire, appena fa un passetto in avanti Randazzo cerca di anticiparlo o con il diretto sinistro o con questo gancio destro. Anche qui un bel gancio sinistro, questa volta di Lomasto, di nuovo molto, molto pulito nella sua box. Bella serie. Comunque Randazzo è sempre lì, Randazzo è sempre attaccato all'Omasto. È un gran bel pugile Randazzo, e veramente i due hanno le caratteristiche veramente giuste per far divertire la gente che vede questo spettacolo, perché sono d'accordo con te. Ancora il sinistro di Lomasto. Attenzione. Cerca adesso di portarlo all'angolo Randazzo. Lomasto è bravo comunque a uscire di nuovo. Grande forma fisica comunque di Lomasto. Dopo l'infortunio si è presentato questa sera veramente al 100% delle sue possibilità. Una bella ripresa, una bellissima ripresa, e lo vedo anche Lomasto, lo vedo anche un po' più mobile sul tronco rispetto alle altre volte. È vero, sono d'accordo con te, riesce ad uscire, rientrare, sono d'accordo con te, muovendo il tronco. Poca esperienza, un po' come anche abbiamo sottolineato per Mauro Forte nel match precedente, ma mi sembra un pugile che sta in una fase di evoluzione, e questo è importante, no? Sì, quando sì. Un pugile poi non riesce più a fare il saltino di qualità, vuol dire che forse è giunto il momento di ritirarsi. Lomasto è un pugile che sta in ascesa e si vede, perché match dopo match ci sta facendo vedere delle cose sempre più belle. Assolutamente, ha ancora tanto da far vedere Lomasto, è un pugile, un buon pugile. Mi aspetto di vederlo su appuntamenti ancora più importanti. Vediamo che succede. Siamo all'ottava ripresa. Mancano tre riprese. Cosa ti aspetti, Pasquale? Ma io adesso verso la fine siamo all'ottava, aspetto che i due pugili adesso diano, diciamo, mettano una marcia in più e vedere chi può potersi aggiudicare il match, perché secondo me è un sostanziale equilibrio preferente, una leggera preferenza sempre per Lomasto, che è sempre più lucido nei colpi. Sì, sono sostanzialmente d'accordo con te, vedo anch'io un vantaggio di Lomasto, ma mi aspetto tre riprese in cui il campione in carica darà veramente il meglio di sé, anche a costo di prendersi qualche rischio, per cui non mi sento di escludere anche dei colpi di scena in una chiusura prima del limite. Sì, sì, può accadere di tutto, infatti lo penso la stessa cosa che dici tu, penso che Randazzo cercherà a tutti i costi di riportarsi il titolo a casa. Attenzione, ottimo ancora di nuovo in uscita Lomasto a centrare Randazzo. Bella combinazione. E che spesso quando ci sono questi incroci l'ultimo colpo lo mette sempre Lomasto. Sì, sì. E questo anche per un giudice comunque, no? È importante, no? Sì, anche l'occhio vuole la sua parte, insomma si vedono. Tanti scambi, tanti incroci, ma l'ultimo colpo spesso è dello sfidante. E questo non può che influenzare anche i giudici che devono poi decidere la vittoria tra i due contendenti. Intanto si avvia la conclusione anche questo ottavo round, manca un minuto. Bravo qui ancora questo calcio sinistro di Randazzo, che si lascia sorprendere facendosi trovare con le braccia abbassate.
bel gancio sinistro. Bravo Randazzo, bravo Lomasso, ma bravi tutti e due. Match entusiasmante. C'è come il tentativo di Randazzo di fare qualcosa di più. Non sempre ci riesce, ma la voglia è tanta e si vede, ecco. Sì, sta anche rischiando qualcosa. Sì, rischia, anche perché Lomasso è molto, ripeto, molto bravo stasera nello schivare con il tronco e rientrare. Un'altra ripresa a mio avviso a favore di Lomasso. Sì, sì, sono d'accordo. Sicuramente azzeccato la denominazione di questa serata organizzata da Davide Buccioni, Oro Mathieu. Effettivamente ha reso l'idea anche bene, questo match sta confermando tutte quante le aspettative, no Pasquale? Sì, 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 sono d'accordissimo. Oro Mathieu sarebbe proprio come titolare l'inizio del match, infatti eccolo qui. Non poteva esserci titolo migliore. Io approfitterei anche per fare alcuni cenni sulle ultime classifiche dell'Ebu che riguardano i campioni italiani. Emerge al 12° posto De Pesci Cruiser, Fabio Turchi, no? Che adesso tra l'altro dovrebbe anche avere una chance in America. Abbiamo anche Sergei Demchenko che combatterà comunque prossimamente per l'Unione Europea. Abbiamo Fior di Giglio che abbiamo detto sarà lo sfidante ufficiale per il titolo europeo. I pesi super leggeri al 9° posto Scarpa, pesi leggeri al 3° Emiliano Marsili, il super piuma all'8° Davis Boschiero, pesi mosca al 4° posto Mohamed Obadi. Insomma, sì. A livello professionistico direi che comunque ci sono dei pugili che stanno ancora possono dire la loro. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, Stefano, che sono stato sfidante ufficiale al titolo dell'Unione Europea. Ottimo, sì, questa è infatti un'altra notizia che ho omesso di dire, che assolutamente è un bel segnale per te, una bella chance, no? Sì, sì, chance da prendere. Il campione Marvin Petit, ho dato un'occhiata, un buon pugile, ma si può andare a vincere. Non scordiamo anche di salutare il campione europeo dei pesi medi della classe regina, insomma della categoria regina, che è Emanuele Brandamura, che anche questa sera ha assistito, sta assistendo a questa riunione. Grande Emanuele. Torniamo sul match. Non ci sono pause in questo match. Non ci sono pause. Il leitmotiv è sempre lo stesso. Randazzo cerca, con adesso anche segnato in volto, cerca veramente di dare il 130% di quello che può dare. Veramente generosissima la prestazione del campione in carica. Incredibile, guarda. Lomasso continua a dimostrare una maturità da pugile veramente esperto. Invece sta lì, approfitta dei momenti in cui si scopre il campione e porta i suoi colpi in maniera chirurgica. Segnato sotto l'occhio destro Randazzo. Sì. Bel destro di Randazzo. Molto bravo. Sempre molto preciso, molto presente sul ring Lomasso. Diciamo che ha sempre avuto in queste ultime riprese soprattutto il controllo un po' del match, no? Sì, sì. Sa quello che deve fare. Sa dove mettere le mani. Non si fa influenzare, diciamo, condizionare, ecco, dalla foga agonistica invece del campione in carica, che sta un po' cercando di accorciare, sì, per giocarsi le sue ultime chance, perché in questo momento insomma sta un po' indietro con i punti. Sì, perché come magari comincia a capire che il titolo si sta allontanando, allora. Bellissima azione, bellissima. Bellissima azione di Lomasso.
serie a due mani sorprendente, che si aggiudica anche questa ripresa. Eh sì, sono d'accordo con te Pasquale. A questo punto ritengo che solo un colpo del KO possa cambiare l'esito del match. A questo punto penso proprio di sì. Randazzo dovrà cercare solo la via del KO per portarsi, per riconfermarsi campione italiano. Se no la vedo dura, Lomasso è molto, ripeto, stasera l'ho visto molto concentrato e difficilmente si farà portare via le ultime riprese, l'ultima ripresa. Sì, sono curioso di vedere se Lomasso, appunto consapevole e coscio del vantaggio che ha accumulato a livello di punteggio, eviterà la battaglia o se continuerà invece a rispondere colpo su colpo al Randazzo. Sì, nei replay si evidenziano proprio la pulizia dei colpi che lo sfidano. Assolutamente, pulizia dei colpi. Ragazzi, una prestazione maiuscola quella di Lomasso. Complimenti anche al tecnico Simone D'Alessandri. Complimenti a tutti e due, match bellissimo. Che ha costruito veramente un signor pugile. Ecco, ripartiti. È ripartita la guerra. Un ultimo grande round di un gran bel match. Certo, perché adesso Randazzo ci vorrà provare con tutte le forze che ha di cercare la via prima del limite. Richiama entrambi i pugili a non colpire dietro la nuca. È incredibile. Lomasso in vantaggio, cerca lui di prendere l'iniziativa. Dovrebbe controllare invece lì che vuole stravincere. Bellissimo colpo al corpo. È stato determinato dalla prima alla decima Lomasso, una cosa incredibile. Assolutamente sì, ha mantenuto un livello di concentrazione veramente importante, sì, da grande campione. Non è da tutti, non Stefano. È da tutti, vero Pasquale? Sì. Bello questo lancio destro. Attenzione qui di rimessa. Una volta tanto il Randazzo a sorprendere Lomasso. Comunque complimenti anche a Randazzo, insomma 24 anni è un pugile ancora che può dare tantissimo e che darà sicuramente ancora tantissimo. Assolutamente. Molto generoso, sempre con la voglia di ribattere colpo su colpo. Ultimo minuto, vediamo che succede. Randazzo veramente è un leone alla ricerca del colpo del KO, è l'unica soluzione per ribaltare le sorti di un match che a questo punto appare segnato a vantaggio di Lomasso. Sicuramente. Secondi urlano dall'angolo di Lomasso. Bellissimo, molto bello questo montante piazzato veramente alla grande. Adesso gigioneggia un po' Lomasso, sente la vittoria sempre più vicino, fa un po' di show. Bravissimo montante e gancio sinistro in serie da fuori classe. E Pasquale, da grande tecnico qual è del pugilato, apprezza questa, assolutamente, complimenti a tutte e due. Complimenti. È stato veramente un bel match di pugilato. La tanto bistrattata boxe italiana anche questa sera ha dimostrato di saper offrire degli spettacoli importanti. E Lomasso e Randazzo questa sera hanno rappresentato uno spot importante per questo grande sport che è pugilato. Adesso aspettiamo un attimino, insomma, il verdetto, però. Francamente mi sento di lanciarmi in un
in un pronostico, insomma, penso che la vittoria sia stata veramente chiara da parte di Nomastro, no? Sì, concordo con te, nettissima. Poi cioè, secondo me ha messo proprio una pietra sopra con quel montante gancio sinistro da Cineteca, guarda. Da Cineteca. Pasquale, ho visto in te un ghigno veramente che ha apprezzato in modo particolare quest'ultima azione di Nomastro, veramente. Sarà che io, essendo tecnico, nei miei match cerco di portarle queste serie, e vederlo fare rimane a bocca aperta, guarda. Bravo, bravissimo. Stefano, no? Confermi? Ma direi non ci dovrebbero essere sorprese. Decisione unanime. Moscatelli, giudice 97 a 94. Giudice Ruggeri, 97. Ruggeri. A 93. 97 a 93. Giudice Avola, 97 Avola. A 92. 97 a 92. Tutti per il vincitore dell'incontro. E nuovo campione. Francesco Nomastro diventa nuovo campione italiano. Due pezzi super leggeri. Meritatamente, verdetto giustissimo. Decisione unanime, ma insomma penso che questa sera siano tutti d'accordo. Assolutamente, concordo con i giudici per la vittoria di Nomastro. Sono tutti d'accordo, anche lo sconfitto accetta, diciamo, il verdetto. Adesso aspettiamo il nuovo campione in carica per le interviste di rito, e meritatissime, veramente una grande prestazione. Allora, allora Francesco, una prestazione maiuscola, ho rimarcato come la differenza l'abbia fatta il fatto che tu sei stato molto più preciso del tuo avversario, hai saputo aspettare, hai colpito sempre in maniera chirurgica. Complimenti, un verdetto che non lascia dubbi. Allora io vorrei partire innanzitutto di ringraziare tutto il mio staff, Simone D'Alessandri, Stefano Miscoli, mio zio Raul, mio padre, la famiglia, la gente da Napoli che è venuta a sostenere, la gente di Pomezia, ringrazio tutta l'Italia che mi ha seguito. Cosa hai pensato quando hai messo al tappeto il tuo avversario nella prima ripresa? Sono rimasto calmo e freddo perché sapevo che quella mi poteva giocare contro, e quindi sono rimasto calmo e ho ascoltato il mio maestro che mi diceva di stare calmo. Ci sono stati dei momenti in cui hai avuto delle difficoltà a imporre il tuo pugilato, oppure sei sempre stato in pieno controllo del match? Diciamo che non sono stato nel pieno controllo del match, ho provato tante cose per crescere e per andare in Europa, e ho subito qualche colpo, è vero, però anche questo mi farà crescere. La parola a Pasquale. Hai fatto un match sopra i gradini. Ho visto la tua determinazione dalla prima alla decima, non ti sei fasciato la testa quando l'hai messo giù,
complimenti. Guarda Pasquale, ti ringrazio tantissimo, perché hai detto da te che sei un grande campione, a me mi riempie il cuore, grazie. E poi mi hai fatto vedere una cosa, un montante gancio di Serafine al bacio. Allora ti dico veramente, Pasquale questa sera quando ha portato quel montante è come se avesse visto una bella donna. È rimasto veramente affascinato, una gran bella box, veramente complimenti ancora. Questa sera è tutto qui dalla Palla di Roma. Aspetta, saluto mio suocero Luigi, un grande bacio a Luigi, ciao Luigi. Complimenti meritati, è tutto per questa sera, ricordatevi che il ring è sempre il posto più bello del mondo, sia sempre quello che ti può capitare. Un caro saluto da e buonanotte da Stefano Buttafuoco, Francesco Lomasto e Pasquale Di Silvio. Seguite la PPT Production. Buona box.